Perché un dettaglio dovrebbe essere in grado di compromettere la funzionalità di una barca? Semplice, perché nel caso dei fisherman la barca si presuppone debba essere progettata per un fine specifico e quando non lo è, non è più un fisherman, ma una barca come tante. Il trincarino ha molteplici funzioni: proteggere l'equipaggio durante il combattimento, la navigazione, l'attesa dello strike, agevolare l'affacciarsi fuori bordo del raffiatore o dell'addetto al tank, in sicurezza e dandogli la possibilità di toccare agevolmente l'acqua, consentire l'installazione di accessori importanti ad incasso e non. Il trincarino può essere sottoposto a particolare stress. Pensiamo a quando avviene lo strike con un tonno di grandi dimensioni. Per tale motivo è essenziale che sia progettato in modo tale che sia estremamente robusto quando anche alcune parti vengano rimosse per vedervi installati portacanne, supporti per downrigger, pasturatori e quant'altro. Ma oltre alla struttura è importante anche la sua forma. Appoggiare l'addome su spigoli vivi o su superfici strette come lame può compromettere il comfort di pesca. Ecco perché il trincarino dei fisherman americani affissi nell'ideale di noi pescasportivi è largo e protetto internamente da cuscini perimetrali. Ci sono poi interpretazioni estremamente ermetiche del trincarino, soprattutto nei programmi di produzione di marchi come Viking, Atteras e la maggior parte dei costruttori di Sport Fisherman Custom. I bolsters spariscono, in compenso la fascia interna del perimetro del pozzetto è stondata, in tech o gelcottata, per agevolare la pulizia e ridurre al minimo la manutenzione. Un trincarino nudo può essere efficiente quanto uno imbottito, purché sia curato benissimo nel suo design.